sta per avere inizio la prima manche della Race Attack 600. Si scatta in questo momento sul circuito di Modena. È partito male Luca Maggio, è partito malissimo, è partito davvero male e gira al comando di questa gara Ferri. Luca Di Gioia o Ferri al comando di questa gara. Manuel Manca è partito fortissimo, Manca si infila subito alla seconda curva e si porta al comando della gara. Una partenza da paura quella di Manca. Partiva quarto e adesso si è portato al comando della gara. Repentina la sua manovra alla seconda curva davanti a tutti, mentre Verdi si trova in quarta posizione. Subito un rimescolamento già dalle prime curve di questa gara con Manca al comando. Adesso sono curioso di vedere se questo pilota sarà in grado di tenere il comando della gara, che tra l'altro non abbiamo mai visto in testa una gara della Race Attack 600. Esatto. Comunque hai visto che ondeggiamento al posteriore lì quando dei gas 600 1000. Quando ci dai forte può essere, soprattutto con questo caldo, un po' di ondeggiamento ci può stare. Sì, infatti questo dimostra il fatto che Manca stia davvero andando forte e ci stia dando il massimo per andare a tenersi il comando della gara. Andrea Tomio ha preso Verdi lì davanti a lui, esce fortissimo dalla pelota della curva, l'attacco alla curva finale di Andrea Tomio su Verdi e guadagna una posizione. Aiaiaiaiaiaia, imbarcata pericolosa di Tomio, stile Palladino. È rimasto in piedi per miracolo Tommy, infatti stile Palladino. E andate a vedervi gara 1 della Race Attack 1000, ultimo giro, capirete che cosa stiamo, di che cosa stiamo parlando. Soprattutto bisogna stare attenti perché qua con la Dunlop che si utilizza nella Race Attack 600 è una gomma diciamo prettamente stradale per tenere bassi i costi, quindi non è proprio una gomma adatta al caldone. E quindi ci sta che abbia un pochino meno grip in questa condizione. Sì, patisce un po' il caldo. Naturalmente si parla di caldo esagerato e oggi certo sì, c'è condizioni limite. Ciò non vuol dire che non funzioni la gomma, vuol dire che può avere leggermente meno grip di quella che è la sua condizione ottimale. Esatto, comunque tutte le gomme quando vanno fuori temperatura hanno dei cali di grip. E intanto l'attacco di Andrea Tomio in fondo alla discesona. Questa volta il sorpasso va a buon fine e si prende la posizione su Verdi, guadagnando così la quarta posizione. Quindi è un passo dalla zona podio Tomio. E sono curioso di vedere se ne ha per andare a prendere i primi, se ha capito dopo le qualifiche come girare, come guidare in questa pista. E Manca nel frattempo mi sta sbalordendo perché ne ha per star davanti. Sì, una maturità incredibile. Non l'avevamo, ripeto, non l'avevamo mai visto davanti, o sbaglio? No, assolutamente, soprattutto non l'avevamo visto mai andare così in maniera combattiva. Intanto Rolando, che non vuole perdere il trenino di Tomio, va a passare anche lui Verdi e guadagna una posizione. Intanto Verdi arriva lungo, rientra adesso. Aia! Aia! No. Che botta con Mozzacchiodi, che si dispera anche con Verdi. Gli dice: cosa cavolo fai? E Verdi dice: ma non t'ho visto, che ne so io. Si scusano anche, cercano di capirsi. Cos'è successo? Cos'è successo? Sto cercando di capire cosa sia capitato, perché ho visto, rivediamo il replay. Verdi arriva lungo, rientra in traiettoria, non vede Mozzacchiodi, non l'ha proprio visto. E Mozzacchiodi, che ha cercato naturalmente di andare a fare la sua linea, rivediamo da qua. E non si vede proprio. È sbagliatissimo. Cioè, Verdi ha chiuso troppo. Ha completamente sbagliato. Ha chiuso. Sì, sì, cioè, sì. Mozzacchiodi è passato e ha detto: oh, mi vedrà. Sì. Invece, Verdi ha completamente tagliato la strada. Ma è vero, è vero. Allora, cioè, Verdi ha, allora, come attenuante al fatto che non si vedesse la moto di Mozzacchiodi, però lì dovevi starti nel largo. Sei arrivato lungo. Lì che passi un cacciabombardiere o nessuno, devi stare largo. Sì, non... Se è andato largo, stai largo, non puoi rincrociare la traiettoria. Già, ha chiuso un po' troppo la traiettoria. Peccato per questo incidente di gara che mette fuori dai giochi. Peccato perché è un altro zero per Mozzacchiodi. Sì, è vero. No, perché ho detto un altro? No, un altro. No, è non è ancora fatto. È uno zero per Mozzacchiodi. No, però c'era la gara scorsa che non era andata benissimo, forse. Sì, non era finito esatto. Proprio davanti. Però comunque 1-0 pesa davvero tanto. Rivede una partenza di Farina, qua si vede l'inesperienza di chi non ha mai fatto una partenza. Sono scappati tutti. Esatto, della serie. Ciao! Ma dovevo partire quando si spegneva il rosso, io aspettavo il verde. E intanto Manca sta continuando a fare una gara pazzesca, sempre nel comando. Eccolo qua adesso Perego, me l'ho confuso, non era lui. Questo è Perego, impegnato in questa bella bagarre. Ho visto una moto perdere di colpo velocità sul rettilineo e mollare il gas. La bandiera non so... gialla è ancora per Mozzacchiodi. Sì, e infatti vedi, i commissari sono ancora intenti nelle fasi di recupero. Perego ha fatto un bellissimo sorpasso alla prima curva e ha guadagnato due posizioni, complice sia il fatto che Borgato ha mollato il gas, sia il fatto che Perego comunque è uscito forte e ha avuto il fegato di tenere giù. E anche lì, sai,
Comunque lì il sorpasso è venuto prima della bandiera gialla. È venuto già sul rettilineo. Quindi come si considera? Dipende se all'ultima curva era stata mostrata la bandiera gialla. Giusto. Io non l'ho vista, quindi sono quei casi borderline. Comunque Perego era già davanti prima che la bandiera gialla fosse stata esposta. Quindi non mi sembra un sorpasso passibile di penalizzazione. Sì, diciamo che il sorpasso sotto bandiera gialla viene penalizzato perché tu non dovresti sorpassare sotto bandiera gialla, perché la bandiera gialla c'è perché c'è un incidente. Se tu fai un sorpasso è una manovra, comunque in qualsiasi caso sia, è una manovra a rischio, perché se tu sbagli il sorpasso cadete in due, e se cadete dove c'è un incidente ci sono i commensali in mezzo al percorso, quindi per questo viene penalizzata. Esatto. Però se tu lo passi sulle rettilinee in scia e arrivi e c'è la bandiera gialla, secondo me non è da penalizzare. È vero, è vero, è vero. Sono d'accordo con te. E comunque voglio notare due cose. La prima è che Di Gioia è lì che sta veramente mettendo pressione a Di Manca, a Manca. E Perego ha raggiunto Magnano, valido per la sesta posizione questo inseguimento. E questo sarà sicuramente una battaglia che andrà ad accendersi nei prossimi giri. Ma Tommy ci arriva a prendere Ferri, dici? Chi lo sa, chi lo sa. Di sicuro Tommy sta spingendo e Rolando alle sue spalle sta inseguendo per andare a prendersi una terza posizione che non vale un podio, perché il podio è dato dalla somma dei risultati di gara 1 e gara 2, ma sicuramente è un passo in avanti per andare a prendersi un podio sommando. Di Gioia comincia a farsi aggressivo, anche se è nel giro passato ha fatto un paio di errori forzando sempre queste frenate, andando un po' largo. Sì, è vero, è vero, sta forzando. Questo dimostra due cose: la prima è che Di Gioia vuole andare a prendersi la vittoria, ma la seconda è che Manca sta andando forte. Ma la terza è anche che Di Gioia ha già commesso un errore a Franciacorta Madornale, quindi... Ah, è vero. Secondo me un secondo posto, se proprio non riesce a sorpassare Manca, potrebbe anche prenderselo. È vero, non sono credi. D'accordo con te, sono d'accordo con te. Continua a sventolare la bandiera a strisce gialle e rosse, e per segnalare la possibilità di una scarsa condizione di aderenza dell'asfalto. Questa sicuramente dovuta alla caduta di Mozzachiodi e Verdi. Fatto il briefing, bravo. ho studiato. Attenzione a Di Gioia, perché qua si entra nel vivo dell'ultimo giro di questa gara, con Manca sempre lì al comando e Di Gioia sempre francobollato lì alle spalle di Manca. Intanto Andrea Tomio ha preso la terza posizione di Ferri. Largo Ferri, anche lui in difficoltà. Anche lui ha sentito il fatto che Tomio è arrivato alle sue spalle. Il leader del campionato, che ha recuperato tante posizioni fino ad arrivare a prendere il terzo. Qui davanti continua questa lotta per la vittoria, con Manca sempre al comando. La regia ci fa vedere giustamente anche Ferri e Tomio, con Tomio all'inseguimento di Ferri. E lì vicino, in staccata, si avvicina tantissimo. Non so se ne abbia per andare a prendersi il comando. Può provare solo l'ultima curva se fa bene questa. Sì, 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 può provarci soltanto lì. Ma deve uscire super francobollato, se no non ce la fa. Esce veramente forte, sono curioso di vedere, no, anche lì davanti lontano. Cosa stia succedendo. Manca, stacca fortissimo all'ultima curva. Esce fortissimo, manca pochissimo al traguardo. Manca vince la prima gara della Race Attack 600, prima vittoria stagionale per lui. Una gara straordinaria per questo pilota, che ha fatto un capolavoro. Partito fortissimo, primo alla seconda curva del primo giro, e da lì in poi nessuno più gli si è messo davanti. Una gara capolavoro, una gara comunque molto buona anche per Tomio, che ha fatto un bel recupero arrivando a chiudere quarto. Un giro in più forse avrebbe preso anche Ferri. Bene, perché l'ho visto più convinto dell'ultima gara, Tomio. Sì, sì, sì. In difficoltà per non aver mai visto la pista, per mille motivi, però convinto. Assolutamente. Quindi è una cosa positiva. Manca un sacco di consapevolezza nello stare davanti, nonostante non ci fosse mai stato. E sono contento per Di Gioia, perché ci ha provato senza rischiare troppo. Vedi, non ha preso grossi rischi. Sai, anche dopo l'errore di Franciacorta probabilmente lo ha fatto pensare e ha detto: oh, adesso faccio secondo, poi gara 2 vediamo. Chi si scatta in questo istante con la partenza della moto estate, moto di serie 1000, tante impennate, tanti piloti che gli danno il gas. È partito fortissimo Bartolini, fortissimo anche Boccelli, che gira in seconda posizione subito alle spalle di Bartolini. Alle sue spalle troviamo Fratus, che l'ho visto con la coda dell'occhio provare ad andare a prendersi la seconda posizione su Boccelli. E lì francobollato Francesco Fratus, molto vicino alla moto di Boccelli. Potete vedere adesso quant'era vicina questa inquadratura. Allunga qualcosa Boccelli,
all'uscita della 3 potete vedere il codino caratteristico della Ducati Panigale della squadra corse Bocelli. Guarda la differenza di interpretazione in ingresso dal cavatappi. Sì. Bocelli stretto, Fratus largo. Si ritrovano con comunque entrambi lì a lottare per la seconda posizione. Guarda, Bartolini doveva mettere le ruote. Hai visto? Tutto il rettilineo sulla riga bianca. Sulla grata. Sulla grata per andare a guadagnare quei centimetri che poi tradotti significano millesimi, che però sommati danno decimi, i quali a loro volta sommati danno secondi e danno il fatto che Bartolini lì davanti sta allungando. Fratus lo sa, esce forte dalla penultima curva e si infila dentro su Bocelli e guadagna la seconda posizione per gettarsi all'inseguimento di Bartolini che sta fuggendo lì davanti, mentre Corradi è un po' attardato, si trova adesso alle spalle di Bocelli in quarta posizione. Poi a seguire troviamo Villa, l'abbiamo visto lì vicino a cercare l'attacco su Pagnoncelli. Bocelli per un attimo ha provato ad andare a mettersi davanti a Fratus, poi vediamo sfilare il gruppo. Intanto Giampaolo Cristini in lotta con Nasato, che ha fatto una partenza a capolavoro e si trova al comando della moto di Serie 1000. Ma Cristini stacca fortissimo alla prima curva e guadagna il comando della moto di Serie 1000 mettendosi davanti a Nasato. E adesso vediamo se Nasato ne ha per restare lì vicino a Giampaolo Cristini. Torniamo di nuovo sui primi con Corradi che prova il colpo su Bocelli. Che sorpasso di Corradi. È l'unica opzione che ha Corradi, muoversi velocemente, passare anche Fratus molto, molto in fretta, perché Bartolini sta dettando un passo non indifferente. Sta andando davvero forte Bartolini davanti. Corradi, se vuole avere speranze di andare a vincere questa gara, deve andare a prendere Bartolini il prima possibile. On board camera ancora su Nasato, all'inseguimento di Giampaolo Cristini. Alle loro spalle si trovano Federzoni e poi a seguire troviamo anche Maurizio Ruffilli e Roberto Vermi. Oh, l'attacco di Federzoni! Che sorpasso su Nasato! Un sorpasso da paura questo di Mirko, che si è infilato dentro di prepotenza, di violenza, e ha sopravanzato un Nicola Nasato che è in difficoltà in questa prima Federzoni fase di gara. Federzoni non aveva fatto la wild card con la sua 1098 l'anno scorso. Sì, bravo. Era proprio lui. Corradi esce forte, prende la scia di Francesco Fratus e va a sopravanzarlo in velocità sul rettilineo. Un Fratus che per un attimo aveva sperato di andare a prendere Bartolini là davanti, ma è arrivato Corradi dicendo: lasciami passare che vado a prenderlo io, tu seguimi che magari lo pigliamo in due. E comunque ho come l'impressione che abbiano guadagnato qualcosina su Bartolini. Sì, è vero, anche a occhio si vede che Corradi si è avvicinato a Bartolini. Quindi Bartolini sì, sta dettando un ritmo incessante, ma Corradi comunque, dopo essersi liberato di Fratus e Pagnoncelli, adesso sta andando a prendere tutti là davanti. Anche Bocelli, siamo solo al terzo giro, Sì. Traversoni intanto per Bartolini. Da paura. Siamo solo al terzo giro dei 15 totali previsti e la classifica in questo momento mi fa vedere Bocelli in sesta posizione. Non so se sia un errore della grafica o se abbia avuto qualche problema Bocelli. Sono curioso di vedere adesso quando la regia poi andrà a inquadrare anche il pilota. Mamma, dove vanno a mettere le ruote? Fuori dal cordolo, sopra il cordolo. Da paura. Sì, a Modena è una cosa che si fa quella lì. Sì, però c'è. Tanto così da ghiaia, ci vuole dal fegato. Ci credo che Bartolini sta facendo sti tempi. No, la grafica era giusta. Bocelli ha proprio perso due posizioni in un colpo solo. Si trova adesso a scivolare dietro Villa e dietro a Pagnoncelli, quindi in sesta posizione. Peccato per Bocelli, partiva quarto, si è trovato secondo, adesso è sesto. I quattro giri di gara più rocamboleschi della sua stagione motociclistica qui nei Trofei Motoestate. Un borcamera ancora su Corradi, che guarda da lontano quel puntino rosso e bianco di nome Bartolini. Gli piacerebbe arrivare a una distanza tale da poter leggere GPM Racing scritto sulla carena, che è il nome del team. Vi starete chiedendo che moto è quella di Bartolini. È un prototipo proprio costruito dal team GPM Racing. È una moto che paga qualcosina di prestazioni sul rettilineo perché è un bicilindrico, due valvole. Per il resto è una moto che l'avete visto anche voi dalle prestazioni. In pista in cui non ci sono lunghi rettilinei non ne ha per nessuno. Quindi campionato moto estate va benissimo. Magari se cominciassimo a girare in un Mugello farebbe un po' più fatica. Infatti l'anno scorso correvano al Mugello ed effettivamente su quei rettilinei lì pagavano parecchio in termini di prestazione. Fratus è partito molto bene. Lo vediamo lì affiancarsi all'esterno di Bocelli. Abbiamo rivisto la partenza di Bocelli che è partito bene. Guarda Villa che partenza ha fatto. E poi hai visto che proprio lì, dove gli serviva quel metro in più per andare a chiudere la staccata, il 7,5 ha pagato. Beh, il 7,5 è un quarto meno del 1000. Sì,
ne è poco. No. Cavalli non so quanti siano, però di sicuro non sono tanti quanto il 1000. E Villa, attenzione, perché ha raggiunto Fratus e Pagnoncelli e si è portato a distanza di tiro. Col suo Suzuki 7,5, carenato da paura, con le sue carene in carbonio, bellissime sia nell'estetica sia nella colorazione, è arrivato e potrebbe andare a prendersi la terza posizione, che sarebbe un risultato clamoroso. Bellissima per lui, che la traiettoria di Villa, bellissima traiettoria di Villa qua all'Omega. Sì, fa davvero delle linee molto importanti. Guarda qui la differenza di accelerazione, l'hai vista? In uscita dal cavatappi, proprio quanto paghi questa moto rispetto ai 1000. Infatti Villa era lì che mi diceva, gli dicevo, ma scusa, perché hai le carene in carbonio ma non gli hai messo il launch style, il trasparente? Sì. Vai, lo sai quanto pesa il trasparente? Tanto, ma ha ragione. Picchia. E lui mi fa, oh, dentro! Su Pagnoncelli il sorpasso di Villa. Bellissimo, all'ultima curva. Voglio vedere adesso, col 1000, non c'è paragone. Non c'è paragone. Adesso sicuramente Pagnoncelli ha perso qualcosa su Fratus e Villa deve andare a passarlo nel misto. E Villa mi diceva, guarda, io sono qui che sclero per cercare di andare a togliere peso da questa moto, e tu mi dici, mi vai a mettere 700-800 grammi di trasparente su tutte le carene? Io tengo così. Ha ragione. E effettivamente, quando hai un 7,5, già sei lì che remi per cercare di stare davanti a lui. Sposo la sua filosofia. Non vai a pieno, mettere trasparente. A pieno. Quindi, Brambo, Brambo il meccanico di Edoardo Mazzoli, prossima gara via tutti gli adesivi dalla moto. Ah, sì, lui se potesse lo farebbe. Perché sono peso inutile. Gianluca Villa ancora qui, vicino a Pagnoncelli, e le possibilità che effettui un sorpasso nelle prossime curve sono molto molto alte, perché l'ha ripreso, si è riportato a portata di tiro. Tra l'altro, hai notato come Pagnoncelli e Villa avessero perso quasi un secondo su Fratus, adesso l'hanno ripreso. Sì, lo hanno riagganciato in pieno. Occhio, visto che è già la terza imbarcata che fa Pagnoncelli, lo vedo molto impiccato. E comunque è andato a difendere anche qui la traiettoria interna. Guardate la differenza tra un 1000 e un 7,5. Guardate qua. È tanta, eh. Sì. Quanto cosa ci saranno? 20 cavalli? Anche di più. Non dico come un 600 o un 1000, ma... Perché il 7,5 è più simile al 600 che al 1000. Sì, esatto. È molto più vicino al 1000, al 600 come cilindrata. Quindi, presumibilmente, anche come cavalli. No. Matematicamente a metà. A meno che gli ingegneri Suzuki non abbiano fatto un capolavoro col motore 7,5. E sono di nuovo qui, questi tre vicini. Guarda ora, vedi come ritarda l'ingresso. È vero. Oh! Pagnoncelli ha provato a mettersi su Fratus, adesso Villa forse può andare ad approfittare di questa bagarre tra Fratus e Pagnoncelli per andare a guadagnare la posizione. Bello, 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 bello il sorpasso di Gianluca Villa alla staccata in fondo alla discesa. Guadagna la posizione su Fratus e adesso deve fare un capolavoro in queste curve per guadagnare quei metri che gli consentirebbero di allungare quanto basta su Fratus per non tenerselo lì alle calcagna sul rettilineo del circuito di Modena. Forse ne ha. Staremo a vedere in fondo a questo rettilineo. Ne ha. Fratus ha pagato tanto lì nell'ultimo settore. Ha pagato tanto in queste ultime tre curve. E beh, Villa ha ipotecato un sorpasso. Questa da paura. È una cosa che va a favore di Villa, che almeno non deve rispondere a un attacco di Fratus. Sì, peccato per Fratus, è un po' in difficoltà in questi primi 11 giri di gara. Primi, se sono 15 totali giri, quindi siamo già ben oltre due terzi gara. Intanto attenzione, perché Ruffilli ha preso nasato, si è portato a distanza di tiro e adesso prova a prendere la scia qui sul rettilineo di Modena. Vediamo se arriva ad affondare la staccata alla prima curva. Nasato stacca veramente sotto, veramente profondissimo, e io credo che Nasato abbia dei problemi alla moto perché ha perso troppo su Cristini. Intanto Ruffilli alla curva 2, bello, bellissimo il sorpasso su Nasato. Un sorpasso pulitissimo con Nasato, che da dove è rispuntato? Ma da dove è uscito? Stavo già per stappare lo champagne per Ruffilli, ma Nasato mi ha bravissimo, detto: "Uè, ciccio". Nasato, che risposta all'esterno in un punto inspiegabile, però sì, bravissimo. Esperienza di Nasato, che ha ripreso la posizione. Larghi su Ruffilli, tutti e due, tra l'altro. Sono entrambi impiccati, stanno guidando entrambi al loro limite, entrambi stanno andando forte. Ancora on board su Gianluca Villa, che sogna la possibilità di salire su un podio qui nel circuito di casa. Nella terra dei motori, Modena, e sarebbe davvero bello per lui poter dire con un 7,5 ho battuto così tanti 1000 da poter salire sul podio nella massima categoria dei trofei Moto Estate.
Ricapitolando, al 14° giro di gara, Corradi al comando, Bartolini secondo, terzo Pagnoncelli, poi Villa, Fratus, Boccelli, Cristini, Federsoni, Nasato, Ruffilli e Vermi che si trova in 11° posizione. Peccato che Vermi non ne abbia per andare a prendere Ruffilli, perché sarebbe stata una bella lotta a tre tra Vermi, Ruffilli e Nasato in questa gara. Ancora lì Villa, ancora non riesce ad andare a passare Pagnoncelli, nonostante ci sia riuscito prima. Adesso Pagnoncelli deve avere, come dire, attivato il turbo sulla sua moto e avere velocizzato qualcosa nella sua guida. No, più che altro che Villa, poi tutto il gas che dà nella parte mista deve sempre utilizzarlo per recuperare quello che perde poi sul rettilineo e mai per organizzare un sorpasso. Sì, e poi si trova Villa, non so se hai notato, magari in alcune curve a lasciar scorrere di più la moto e a chiudere il gas perché si trova Pagnoncelli subito lì davanti. Ma infatti questa è una cosa sbagliata, dovrebbe prepararsi il sorpasso, quindi magari frenare un po' prima, ma non arrivargli sotto da dover chiudere il gas. Intanto Boccelli ha recuperato molto bene e ha raggiunto Francesco Fratus, potrebbe andare a passarlo in questo ultimo giro di gara che è già iniziato per i primi là davanti e sta iniziando adesso per Ruffilli e Nasato, che sono ancora in lotta. Non è una lotta che vale punti, perché comunque Ruffilli fa la open mentre Nasato fa la moto di serie, però sono comunque una lotta che può valere la possibilità di guadagnare una posizione. Tra l'altro, mi correggo, un errore: Vermi fa la moto di serie 1000, non la moto estate 1000, quindi deve aver fatto un cambio di categoria, perché nelle scorse gare non mi ricordo se fosse nella open o nella moto di serie, ma credo fosse nella open, correggetemi se sbaglio. Ancora Ruffilli all'inseguimento di Nasato, con Nasato che sì, gliel'ha data su vinta a Cristini, però gli ha detto: guarda, non mi passi neanche tu perché voglio star davanti. Si arriva adesso a transitare sul traguardo del circuito di Modena con Corradi, che va a vincere la gara della Moto Estate 1000 Open. Una gara straordinaria quella di Corradi, che ha fatto un recupero da paura nel corso di questi 15 giri di gara. Secondo Bartolini, terzo Pagnoncelli, questo è il podio della Open. Qui continua la lotta tra Ruffilli e Nasato per la nona posizione assoluta, con Ruffilli e Nasato che fanno diverse interpretazioni qui nel cavatappi, diversi modi di percorrere la stessa curva, con Nasato che poi allunga qui in discesa e si prende un discreto vantaggio su Ruffilli, che poi viene recuperato qua in percorrenza di curva. Sono veramente vicini, sono ancora vicini, sono ancora vicinissimi. Ruffilli non riesce a chiudere la linea, perde qualcosina su Nasato. Se ce la facesse sarebbe pazzesco. Guarda qui che ci prova adesso, forse all'ultima curva, no. Niente da fare, gliela data su vinta a Nasato. Mentre lì davanti è transitato proprio in questo istante sul traguardo Giampaolo Cristini e si aggiudica la vittoria della moto di serie 1000. Attenzione, perché Ruffilli potrebbe chiudere davanti a Nasato. Andiamo a vedere l'ordine d'arrivo. Ruffilli ha chiuso a 82 millesimi di ritardo da Nasato, davvero un'inezia. Sono arrivati al photo finish e si ringraziano, si danno la mano intanto i piloti per questa bellissima gara che ci hanno regalato. E andiamo a vedere l'ordine d'arrivo di questi piloti oggi classificati. Nella moto di serie 1000, dicevamo, vincitore Giampaolo Cristini, secondo Nicola Nasato, terzo Roberto Vermi, che comunque sale sul podio.